Buongiorno ragazzi, pochi grazie e benvenuti in questo nuovo video. Chiedo scusa se mi sentite un pochino sottotono, ma ho la febbre e questa è la faccia di un ragazzo con la febbre in pieno maggio. Vabbè, niente, ma è una gioia. Detto ciò, domenica si è giocata la Serie A, il Milan è ufficialmente in Europa grazie alla vittoria per 3-0 contro il Bologna, mentre la Fiorentina perde a Napoli, l'Inter perde, no, l'Inter vince, ma ormai non aveva più nulla da dire a questo campionato, per cui il Milan se ne va dritto in Europa. Diciamo che fra le tre, probabilmente, poi sapete come la penso io, cioè chi arriva sopra merita di stare sopra, però fra le tre, per quanto fatto vedere in questo campionato, è forse la squadra che se lo merita un pochino di più. Prendeva sempre parecchi gol, magari ci faceva sempre qualche errore difensivo, però stava sempre lì davanti, cioè fa tutto il girone d'andata da lì davanti con dei giocatori che ce la mettevano tutte, vari Romagnoli, Paletta Risorto, Donnarumma, poi era Bonaventura, poi ovviamente con l'infortunio di Bonaventura e di Montolivo, che sì, ok, Montolivo magari non sarà un top player, però dava consistenza al centrocampo. Bonaventura era il migliore dei centrocampisti del Milan. Il Milan si è trovato veramente con ai ferri corti, diciamo. Ha schierato, scusate, Locatelli ha schierato, non so, poi morì di sonno. Ha schierato Locatelli, anche Locatelli è esploso. È stata una bella stagione per il Milan, per i tifosi del Milan. Poi, ovviamente, sono drasticamente calati e hanno quasi staccato la spina. Dovevano dare di più. Alla fine, il Milan riesce a qualificarsi in Europa, che comunque è un buon obiettivo, cioè è un buon traguardo, no? Un buon obiettivo. E qualche tifoso ho visto diceva: ma il Milan va ai preliminari, non va in Europa. Ragazzi, i preliminari, che siano di Champions o di Europa League, sono Champions o Europa League. Cioè, i preliminari è solamente un turno in più da fare. Smettete di vedere, che ne so, i gironi come l'inizio della Champions. La Champions inizia quando vanno a giocare il primo turno i Tre Fiori contro la squadra di Malta. Lì inizia la Champions. Certo è che devi fare un turno in più, questo può darti fastidio, però non iniziare a vedere i preliminari, ad esempio, di Europa League del Milan come non ancora Europa League. È Europa League. Solamente dovrà fare una o due partite, non mi ricordo, credo due, però, perché l'anno scorso il Sassuolo ne ha fatte due, per riuscire a qualificarsi ai gironi. È come dire: no, chi non va agli ottavi non sta in Europa League, sta ai gironi, sta al primo turno. Ho capito, ragazzi, quello è, cioè l'Europa League è l'Europa League, poi c'è chi fa più partite e chi ne fa meno. Io credo che il Milan non avrà seri problemi in Europa League, almeno che non voglia uscire per diverse stronzate, semplicemente perché abbiamo visto l'anno scorso il Sassuolo che ha beccato Lucerna e Stella Rossa di Belgrado, nonostante fossero le due squadre un pochino più difficili per come li presentavano i giornali. Il Lucerna la più forte tra le scarse, la Stella Rossa della seconda fascia, la più forte comunque dei playoff, per cui ragazzi questo è un tutto dire. Il Sassuolo era testa di serie nonostante non avesse mai, sottolineo mai, giocato l'Europa, per cui il Milan sarà super testa di serie, sarà una delle prime, anche se non ci gioca da tanti in Europa ormai, cioè 3 anni, tipo due, comunque non me lo dite qui sotto, non me ne frega, però credo comunque che alla fine il Milan passerà tranquillamente il turno preliminare. Che c'è da dire poi? C'è da dire che il Genoa vince e c'entra la salvezza. Partita brutta, brutta, brutta. Il Genoa quest'anno, ragazzi, veramente ha rischiato di retrocedere in modo stupido, perché a gennaio, da gennaio stava facendo una stagione della Madonna, aveva distrutto il Milan, aveva distrutto la Juventus stessa. Poi dopo la sconfitta con il Palermo per 3-4 in rimonta, il Genoa è totalmente crollato, ragazzi, crollato. Ha smesso di vincere, diciamo, si è distrutto, ha cominciato a calare di classifica. Alla fine Crotone e Empoli si sono avvicinate pericolosamente al Genoa, che era l'ultima rimasta lì, e poi comunque si è salvata una giornata dalla fine. Comunque tutto questo ci ha reso la fine di campionato un pochino più bello. Non è finita, semplicemente perché settimana prossima si giocheranno l'ultimo posto valido per la salvezza, Crotone ed Empoli. L'Empoli giocherà a Palermo, che non ha più nulla da dire, l'abbiamo visto ieri sera, perché il Palermo ha perso 2-0 a Pescara, grazie per il lunch match Pescara-Palermo, due squadre già retrocesse, che fra l'altro va a segnare Mitrita non so cosa, però a parte questo, il Palermo non ha più nulla da dire, però possiamo vedere come settimana scorsa ha battuto, se non vado errato, il Genoa, sì, mi pare abbia battuto il Genoa per 1-0, inguagliandoli, motivo per cui abbiamo visto come il Palermo, nonostante tutto, voglia mettercela tutta. Dall'altra parte c'è Crotone-Lazio, e sulla carta ovviamente dovrebbe salvarsi l'Empoli proprio a mani basse, però io credo che il Palermo possa dare tanto e il Crotone possa battere la Lazio, semplicemente perché la Lazio ormai ha staccato la spina. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate. Poi che c'è da dire? C'è da dire che l'Atalanta continua a vincere, lo fa in tutti i campi, questa volta veramente su un campo difficile, però alla fine, ragazzi, cioè,
doveva vincere, l'Empoli perde, l'Atalanta vince, ora l'Atalanta si sta pericolosamente avvicinando alla Lazio, la Lazio che affronta l'Inter e perde in casa. Si è parlato tanto di arbitraggio, di errori, ma ragazzi adesso c'è, cioè, chi se ne frega, cioè questo è il fatto che vi fa capire, hanno parlato di complotto, del fatto che vogliono mandare l'Atalanta quarta e la Lazio quinta. Io capisco che magari qualche tifoso laziale voglia arrivare quarto proprio per la figura, per essere arrivati quarti, però generalmente, scusate, ma quarto e quinto posto ottieni lo stesso, mentre l'Inter ormai è fuori da tutto e non può più ambire a nulla, e ormai quella posizione l'ha acquisita, per cui io dubito che ci siano stati errori, come dico la gente, errori arbitrali voluti, cioè regà, dai, per favore. Il Sassuolo distrugge il Cagliari facendogli 6 pere e ora segna pure un autogol Borriello. Ragazzi, volevo farvi notare, come vi dicevo, che il Sassuolo ha fatto un girone di ritorno della Madonna. Girone, no, girone Sassuolo che nel girone d'andata ha faticato un bel po'. Vuoi per il doppio, il triplo impegno Europa League, campionato, Coppa Italia, vuoi anche per i vari troppi, sinceramente, infortuni del Sassuolo, però sapevi che facendo un triplo impegno degli infortuni possono capitarti. Ora che sono tornati tutti, il Sassuolo gira e se vedete la classifica solo del girone di ritorno, vediamo un Sassuolo che è arrivato proprio alle porte dell'Europa League solo nella classifica del girone di ritorno. L'andata però è un Sassuolo veramente da retrocessione, cioè da retrocessione no, però poco sopra la retrocessione di solito. Quest'anno poi la retrocessione era proprio bassa al girone d'andata, però Sassuolo che ha fatto male, male, male. Io spero per loro, non per me, ma per loro, che l'anno prossimo possano costruire una squadra più larga. A parte non serve perché non avranno l'Europa, però per ambire semplicemente a fare una buona stagione, perché le carte in regola per arrivare almeno in Europa, no, almeno no, in Europa, addirittura in Europa, diciamo, ce l'hanno tutte. Fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate, come sempre vi ringrazio per la visione. Se non ho parlato di qualcosa era perché semplicemente volevo parlare di questo, questa settimana, di queste cose qua. Della Juventus non ho parlato perché ho fatto un video a parte in cui parlavo della Juventus campione d'Italia, della Roma ho fatto un video a parte, del Napoli non ho fatto un video a parte, è il Napoli vince, distrugge la Fiorentina, il Napoli quest'anno è forte, Napoli e Roma stanno dando dimostrazioni di essere due grandi squadre a suon di gol, la Roma ha fatto un sacco di gol, pure il Napoli ha fatto un sacco di gol, trio d'attacco per la Roma, Dzeko, Nainggolan e Salah, clamoroso, uguale Mertens, Caglione, Insigne per il Napoli. Quest'anno Roma e Napoli probabilmente meritavano qualcosa di più, però purtroppo, cioè, nel senso, non meritavano più della Juventus, capitemi, cioè, nel senso, per la stagione fatta, globalmente potevano meritare lo scudetto, però la Juventus ha meritato lo scudetto più di loro, facendo più punti, dimostrandosi alieni, e quindi ragazzi niente da fare. Purtroppo non si vince nemmeno quest'anno, nemmeno se dovessimo riuscire a toccare quota 87. Fatemi sapere qui sotto cosa pensate, come sempre vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, invece ho fatto un dislike, buon shalala, e ci vediamo ad un prossimo video. Ah ragazzi, vi lascio qui sotto Maestro 2.0, un fenomeno, seguitelo.